E ancora puoi farcela. Forza, andiamo, Sue. E sono due. Sue, sei davvero una pessima bodybuilder. Sì, ma sono anche la più grande creatrice di questo mondo. Sue, è meglio che ti riposi dopo un allenamento così duro. Sei divertente. Tu faresti meglio ad aiutarmi, invece. Sto arrivando. Ciao, ragazzi. Siete pronti a fare lo Spider-Man più figo di sempre? Spider-Man fantastico! E perché il più figo? Perché è l'unico in grado di fare infiniti sollevamenti. Ah, proprio come te, ma al contrario. Forse le mie mani non sono molto brave nelle trazioni, ma sono fatte per creare cose. Quindi seriamente? Sì, Sammy. Non mi piacciono tutti questi allenamenti così duri. Ok, ragazzi. La testa del nostro Spider-Man è pronta. Manca soltanto qualche decorazione. Sue, conosci la differenza tra uno Spider-Man ordinario e uno di Minecraft? Quello di Minecraft ha una forma quadrata, forse? Sì, ma no. Allora, lo so, ma non lo so. Ok, te lo dico. Spider-Man di Minecraft è immortale, mentre quello ordinario, beh, rischia sempre la vita. E poi l'ordinario si innamora di Mary Jane. Ma lo Spider-Man di Minecraft può davvero fare infinite trazioni? Sammy, non ci provare. E la testa c'è. Sue, basterà cominciare con un po' di trazioni e sarà impossibile fermarsi. È difficile da credere, vero? Immagina il sudore che ti scorre sulla fronte, il tuo corpo è esausto. Non puoi neanche bere acqua a causa dei tremori muscolari. No, Sammy, sei il peggiore allenatore motivatore di sempre. Non è vero, è solo che sei troppo pigra per lo sport. Io pigra, sul serio? Ma se siamo ai lati opposti dell'universo, io e la pigrizia. Allora perché non ci provi nemmeno e la pigrizia di sicuro? Non credo nemmeno nella pigrizia. Questo è troppo, Sue. Sono seria. Se vuoi davvero fare qualcosa, beh, la fai. Qualsiasi cosa sia. Differentemente, beh, troverai mille ragioni per non farla. Ma è troppo complicato per me. E se ti dicessi che c'è della Nutella in cucina che ti aspetta? Nutella! Ragazzi, mentre Sam è rovista in cucina, noi finiamo qui. Sarà molto forte e indosserà il suo costume caratteristico, ovviamente. Sue, ora ho capito. Non ti piace lo sport? No, mi piace invece. Non mi piacciono gli allenamenti faticosi e cose simili. Preferisco sport come il tennis o la danza. Quelle sono le mie attività fisiche preferite. Ragazzi, sapete che stiamo facendo? Posso darvi un indizio? Ce ne saranno due e saranno molto forti. Quindi non hai bisogno di essere spronata per andare a ballare? No, non mi perderei mai una lezione di danza o tennis. La cosa più difficile sarebbe decidere quale fare, semmai. Ma perché non entrambe le cose? Guardate! Il nostro Spider-Man ha delle gambe fortissime. Che cosa c'è di così divertente? Ogni supereroe ha delle gambe forti. Sue, il tuo odio per le trazioni ti ha fatto dimenticare le braccia. Ah, in realtà non le ho dimenticate. Le ho solo messe da parte, vedi? Mettete un pollice in su se credete che Sue se le sia dimenticate. Questo braccio sembra piuttosto forte. Lo controlleremo con alcune trazioni. Spero che riesca a farne almeno 100. Ne farà 33. No, 333. È l'uomo ragno o l'uomo trazioni, scusa? Chi dice che non possa essere entrambi? Sì, può essere chiamato in entrambi i modi. Allora, se tu fossi un supereroe, che potere vorresti avere? Il potere della meraviglia, di sicuro! In questo modo potrei rendere fantastico tutto quello che mi circonda. Saresti un supereroe straordinario. La Marvel rimarrebbe a bocca aperta. Ehi, ho capito di avere già questo potere. Posso fare creazioni incredibili che rendono fantastico il mondo? Oh, davvero? E io ti guardo mentre crei, magari? Sì, voglio dire che siamo una squadra, come Batman e Robin. No, no, hai capito male. Siamo una squadra, ma come due Spider-Man. Allora io sarò quello di Minecraft. Come vuoi. Spider-Man è uno dei miei film preferiti, quindi mi divertirò ad esserne uno normale. Ultimo tocco. Ok, ragazzi, abbiamo appena finito con il nostro atletico Spider-Man. Quindi adesso dobbiamo fare una barra per le trazioni. Giusto, Sammy. Adesso faremo dei lampioni. Con quelli il nostro uomo ragno potrà allenarsi anche di notte. Ah, Sue, è geniale! Un allenamento notturno? In realtà la mattina è meglio.
perché hai più energia e anche motivazione. No, ho deciso che come superpotere voglio sapere tutto sulla Marvel. Figo! Come lo userai, scusa? Perché il tuo potere deve portare qualcosa di buono agli altri, sai? Nello stesso modo in cui il nostro lampione aiuterà Spider-Man. Beh, posso essere uno scienziato Marvel! Grande idea! La tua scienza può essere chiamata Marviologia. E il lampione c'è. Ho un'altra idea, farò dei film sulla Marvel. Allora dovresti cominciare con la sceneggiatura, Sammy. Dilettante, eh? Sammy, ma sono le basi. Il processo cinematografico inizia con la sceneggiatura. Sì, ma tutti sanno che un buon film richiede una grande quantità di denaro. All'inizio dovrei trovare un buon produttore per il mio film. Sam, non voglio farti arrabbiare, ma i bei film non hanno sempre bisogno di una gran dose di soldi. Ragazzi, diamo vita al nostro lampione. Qui state attenti e fatevi aiutare, mi raccomando. Sì, hai una visione romantica dell'arte se pensi che non abbia bisogno di soldi. Affronta la realtà, Sam. Oggigiorno si spendono più soldi in pubblicità che per il processo di produzione del film stesso. Forse, ma non per i film Marvel. È esattamente così anche per la Marvel. Non sai che la principale fonte di reddito della Marvel è il merchandising? Cosa? Non ci credo, devo pensarci. Beh, sono contenta che sognare ad occhi aperti non ti abbia distratto. Ah, posso creare anche nel sonno io. I nostri lampioni sono pronti e adesso facciamo la base per la costruzione. E anche la base sarà fatta in stile Minecraft. Sì, forse hai ragione, la qualità del film dipende da una buona sceneggiatura. Ma non solo, Sammy, ci sono tanti fattori. Come il talento del regista? Sammy, un film di solito è fatto da un'enorme troupe cinematografica. Attori, operatori, montatori, sceneggiatori. E allora? Li pago molto bene. Il lavoro di tutte queste persone influisce sulla qualità del film. Un buon film è il risultato di un grande lavoro di squadra. E qui ci siamo, dobbiamo soltanto attaccare i fili alla batteria. Sì, ho un superpotere in più, posso prevedere che cosa ci serve per la creazione. E tu lo farai in un lampo, giusto? Controlliamo come funziona, lo accendiamo. Ta-dam! La luce è così brillante! Wow, che figo! Adesso il nostro Spider-Man non avrà più paura di niente, è un vero supereroe! Sì, Sammy, i supereroi sono molto valorosi. Ma non valorosi come te? Il valoroso Super Slime proteggerà il mondo! Sam, con te abbiamo tutto sotto controllo, giusto? Non dimenticare di fare le cose con ordine, ti tengo d'occhio. Ah, Sammy, scusa, come posso non essere ordinata? Bene, bene, ti stavo mettendo alla prova. Più che altro mi prendevi in giro. Ok, questa parte è fatta. Sì, è ora dell'allenamento! Non vedo l'ora di vedere le trazioni del nostro eroe! Sammy, ho appena capito il potere della motivazione! Ti ho motivato a creare un nuovo film della Marvel? No, mentre completavo il progetto, ho deciso di provare ancora! Forte, sono sicuro che ci riuscirai questa volta! Grazie! Anche io sono sicura che il secondo tentativo andrà meglio! Ma prima voglio ispirarmi al nostro Spider-Man! A proposito, Sammy, sbaglio o è un po' che non ti alleni? In realtà mi vedo più come allenatore, sai, un motivatore. Ti allenerai con me? O con il nostro Spider-Man? Puoi organizzare una gara con lui? Non ne ho bisogno! Guarda i miei addominali! Ups! Vuoi lasciarmi sola nel duro mondo dello sport, Sammy? Non se ne parla, sono Sammy, l'allenatore più grande! Ti fornirò il più grande supporto emotivo. Oh, grazie mille! Il nostro fighissimo Spider-Man è pronto! Adesso vediamolo in azione! Wow, Sio, è fantastico! Oh, facciamo una gara! Grande idea, Sammy! Ma io farò le flessioni. Credo che andrò ad allenarmi adesso. Ragazzi, non andate via! Ecco che arriva la parte più interessante!
Allora, siete pronti? Andiamo! 1, 2, 3, 4. Forza! Ottimo lavoro, Siu! 6, 7. Ragazzi, iscrivetevi al canale per sostenere Siu, mi raccomando, forza! Ciao, ciao!